coach Cardinale, una partita importante contro il Francavilla e arriva una vittoria, possiamo dire, fondamentale, anche perché eravate pari in classifica e questa vittoria vi permetterà sicuramente di affrontare il girone di ritorno con un altro spirito. Ma sì, anche perché gli obiettivi nostri erano chiari, noi dovevamo fare 2 punti in più rispetto a Francavilla. Stiamo lavorando con una squadra giovane, stiamo lavorando con una squadra che era nata in un modo e poi stata facendo senza un playmaker, senza un pivot titolare, nonostante poi abbiamo Brighi e Bracci che stanno veramente facendo lo stravedere, stanno giocando benissimo, per cui, però sono sempre ragazzi 95 e 96, quindi con loro stiamo affrontando un campionato difficile. Se guardiamo le squadre che stanno davanti a noi, sono tutte squadre che hanno un play di esperienza grandissima e un pivot che viene dalle categorie superiori. Noi con i giovani ci stiamo facendo valere, stiamo giocando bene. A parte oggi che non è stata una bella partita, devo dire sinceramente non è stata forse la nostra migliore partita, perché chiaramente la tensione emotiva ha giocato un brutto scherzo ai ragazzi, che si sono sciolti un po' troppo alla fine. Importante era anche la differenza canestri, perché 25 punti e andare a casa loro significa avere un buon margine di vantaggio. Però noi adesso nel giorno di ritorno cercheremo ancora di mettere a frutto quello che stiamo apprendendo. In questo momento cerchiamo di dare maggiore convinzione ai ragazzi e sicuramente qualche altra partita la spuntiamo. Coach, va fatto assolutamente un plauso ai suoi ragazzi, perché insomma nonostante sia stato duro raggiungere queste 2 sconfitte, però hanno sempre dato il massimo in campo e sono sempre rimasti lì a lottare su ogni palla. Ma sì, perché noi sapevamo di avere enormi difficoltà in un campionato estremamente difficile come questo della Serie B, il terzo campionato in Italia, non dimentichiamo. I ragazzi si stanno impegnando tantissimo, affrontiamo corazzate che veramente hanno speso fior di quattrini per cercare di primeggiare e ce la siamo giocati con tutti e da comunque siamo andati abbiamo avuto, a parte le prime partite dove c'è stata veramente una difficoltà anche mentale, dopo abbiamo avuto i complimenti da tutti e questi complimenti adesso bisogna tramutarli in punti, perché poi non basta essere belli in campo ma bisogna portare punti, quindi meglio qualche partita un po' più sporca come questa però che portare i 2 punti a casa. I ragazzi quando capiranno questo, quando capiranno che in questo sport si gioca insieme, perché nel settore giovanile dove loro sono abituati, erano abituati a primeggiare, a cercarsi troppo una soluzione da soli, adesso devono giocare insieme agli altri, devono giocare di gruppo. Se riusciamo a capire questo, sia in attacco che in difesa, sicuramente riusciremo a raggiungere quantomeno l'obiettivo di aver preparato dei ragazzi mentalmente pronti per categorie superiori.